Sono ancora in fase di accertamento le indagini, ma si sta profilando l'ipotesi caporalato dietro l'omicidio di Adnan Saddik. A quanto pare il giovane 32enne accoltellato nella sua abitazione di via San Cataldo avrebbe difeso alcuni suoi connazionali, accompagnandoli in un caso a denunciare i fatti. Il sodalizio criminale si baserebbe su una intermediazione nel reclutare e organizzare illecitamente manodopera per il lavoro nelle campagne. Intanto sono stati convalidati i fermi sia dei due pakistani trovati nascosti dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta in via Fornaia subito dopo il delitto, sia dei due rintracciati a Canicattì, custodia cautelare nel carcere di Caltanissetta per i primi due, ad Agrigento per gli altri. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il fiancheggiatore che avrebbe fornito il rifugio nell'appartamento del quartiere Stratafoglia. Tante le reazioni del mondo sociale e politico perché si faccia chiarezza sui motivi dell'omicidio. Venerdì prossimo 12 giugno alle 20:30 è stata organizzata una fiaccolata in centro storico in memoria di Adnan.